Questo libro l'ho scritto, come ho detto, di getto, perché io stavo in una, parliamo d'agosto, io soffro il caldo, stavo in un posto dove per fortuna stavo sotto un albero e dove tutti i pomeriggi verso le 2:30 mi mettevo in questo posto e dove mi succedeva che prima arrivava una folata di vento, poi il vento se ne andava e tutto mi sembrava che si fermasse, allora mi veniva di scrivere. E ho scritto, non è che ho fatto, come si fa di solito anche per un altro libro, una sceneggiatura, ho fatto una scaletta degli avvenimenti, no. Io sono andato dall'inizio alla fine come mi veniva, buttando giù le cose, anche tornando indietro certe volte quando andavi avanti, che certe volte non ti dovevi cambiare quello che avevi scritto prima, perché mi è venuto di scriverlo così. Una cosa molto importante è Roma, nel senso che generalmente la nostra città la percepiamo come radiosa, luminosa. È vero che abbiamo parlato del neo-noir che è ambientato a Roma, insomma, Roma in realtà è stata spesso rappresentata come un luogo che può essere nefasto, scuro. Però a me viene in mente proprio un film degli anni 60, del 64, che è L'ultimo uomo della Terra, un film italiano con Vincent Price, in cui c'è una, è ispirato al romanzo di Richard Mason, Io sono leggenda. Vincent Price si ritrova in un luogo in cui l'Eur è devastato e desolato, ed è un'immagine che a vederla sconvolge, perché noi non siamo abituati a percepire Roma in questo modo. Invece mi sembra che appunto Roma sia resa come un luogo che può essere molto scuro e molto spaventoso, cioè che può ospitare la devastazione. Noi siamo abituati a pensare alla città eterna. E quanto è importante questo aspetto, cioè questa rappresentazione di Roma? Io sono romano, si sente da come parlo anche, quindi sicuramente Roma è nel mio cuore, però ecco, Roma ha dei grossissimi difetti, oltre che le bellezze, quello inutile andarle a vedere. A me mi piaceva, perché i ragazzi poi arrivano a Roma, perché la scoperta di tutto arriva in un posto incredibile, ma arrivano fino a Piazza di Spagna e trovano palazzi sconvolti, macchine che non ci sono più, però ci sono delle cose che che ho inserito positive, tipo, non so se sapete che Roma è piena di pappagalli, no, in questo momento. Ecco, lì i pappagalli sono diventati una moltitudine, anzi fanno qualcosa di imprevisto. Oppure questa piazza di Spagna, che è un po' il simbolo di Roma, ridotta e avvilita, ecco, una cosa che mi toccava al cuore. Sì, infatti, perché si vede un lato di Roma, sia in positivo che in negativo, però una Roma inedita, cioè qualcosa che generalmente noi non siamo abituati a... Uno non si aspetta mai che Roma non sia solare, non sia quella degli stornelli, non sia quella dei 100.000 turisti in giro, insomma, questo non te l'aspetti. Io ecco, c'è un film di mio padre, Mario Bava, che si chiamava La ragazza che sapeva troppo, dove avveniva un omicidio sulla scalinata di Piazza di Spagna, e della Roma di giorno, quella meravigliosa, amena e tutto, in quel film lì c'era questo spunto che era molto toccante, perché ti capivi come con la notte anche un posto del genere poteva diventare abbastanza terrorizzante.